Cerchiamo di risolvere questa situazione insieme. Vale a dire cercare di prepararsi in maniera normale, una mamma normale, una vita normale, senza troppi trucchi e senza troppi passaggi. Mi sono già fatta la mia skincare, perché sono svegliata stamattina presto, che stamattina, nonostante io non dovessi lavorare, quindi era il mio unico sabato libero, mi sono dovuta svegliare presto perché è venuta una signora a guardare il nostro appartamento, perché il nostro attuale padrone di casa ha messo la casa in affitto, lì in vendita. E abbiamo capito, quanto pare, dai suoi discorsi, anche se lei sicuramente non voleva farcelo intuire, che questa signora è anche interessata a venire ad abitare nel nostro appartamento. E siccome c'è già successo, appunto, siccome ormai noi annusiamo le fregature, no? Ci siamo detti, perfetto, adesso cerchiamo una sistemazione, nel senso che non è che vogliamo arrivare come la scorsa volta all'ultimo a essere sbattuti fuori e dover trovare dall'oggi al domani un nuovo appartamento. Il problema è che casa, cioè il nostro paesino è davvero piccolo, molto piccolo, non c'è niente e non ci sono case in affitto. Ci sono più case da vendere, peccato che non ci abbiamo i soldi che ci escono sempre dallo stesso posto. Fate come me, che da piccola non mettevo mai la crema solare, potete fare tutta la skin care del mondo, noi persone comuni normali, no? Da quella più economica come la mia a quella più costosa, ma se non mettete la crema solare sia d'inverno che d'estate, sia che andiate al mare, sia che non andiate al mare, la vostra pelle tra 10-15 anni vi posso assicurare che non vi ringrazierà. Quindi crema solare sempre, perché portiamo le bambine a fare un giro, magari le portiamo al parco, dato che oggi c'è una bella giornata, dato che il sole qua lo rivedremo probabilmente tra 2 mesi qua in Germania, perché è così. E allora cerchiamo di sfruttare l'unico fine settimana che avevo a disposizione, dove potevo dormire, per realtà maledetta di una signora che si è venuta alle 8. Non vogliamo trovarci impreparati questa volta, perché la sentiamo già, cioè l'annusiamo già nell'aria, no? Sentiamo già quell'odore un po' acre, dove dici la presa è dietro l'angolo. Allora abbiamo iniziato a leggere alcuni annunci per vedere se riuscissimo a trovare degli appartamenti disponibili che magari possono anche fare al caso nostro. Poi metti caso che comunque non ci mandino via, in ogni caso abbiamo sempre una possibilità, no? Non si sa mai, magari energie positive attraggono energie positive. Crediamoci. Proprio oggi mi doveva venire questo Giacomo qui, vabbè, noi lo copriamo un po' adesso. E niente, non ci sono appartamenti, cioè non ce ne sono, ma io me lo aspettavo, perché già all'epoca trovavamo molta difficoltà. Invece nei vari siti già abbiamo visto che non ce n'è, ne avevamo trovata una, o perlomeno ne abbiamo trovata una più grande di questa, però è una casa indipendente, bifamiliare, cioè ci vive già una famiglia, però sono 2 piani e anche il giardino, quindi proprio a livello di prezzi era come questa, quindi abbiamo detto vabbè, proviamo, no? Chiamiamo, non vogliono animali, potete vendere il gatto, ci dissero, non vogliono animali perché la famiglia che abita lì ha un'allergia. Ma scusa, ma il mio gatto sta a casa mia, non ho capito, ma qual è il vostro problema? Però vabbè. E ho provato anche a guardare, ho detto vabbè, perché poi inizia a pensarle tutte, no? Ho detto vabbè, proviamo a vedere, magari ci trasferiamo nella cittadina vicina, quella che è proprio più una cittadina rispetto al nostro paesino. E ho provato a guardare, ma io dovrei prendere il treno alle 6 del mattino per essere a lavoro. Sinceramente non mi va di cambiare sia casa che città che lavoro, e quindi dovrei proprio iniziare tutto a capo. E quindi è un po' un casino, anche perché non è tanto il fatto di dover prendere il treno alle 6 e quindi dovermi alzare ancora prima delle 4, no, per riuscire ad essere in stazione, ma è il fatto che non è che posso lasciare le bambine tutto questo tempo a casa da sole, anche perché Elias fa le notti, sì, fa le notti una settimana sì, una settimana no, ma quando fa le notti comunque già le bambine stanno più o meno una decina di minuti da sole, dopo che le preparo, quando esco, perché il tempo che io arrivo al lavoro, Elias esce dal lavoro e quindi arriva subito a casa, no? Ma non posso lasciarle un'ora, sono ancora piccole. Ho visto un appartamento che io dico, ma come fa una persona normale? Cioè noi paghiamo davvero tanto, ma davvero tanto, non mi va di dirlo sui social solo perché sono cose personali, no? Non è che ci sia niente di male, però 1500 euro, cioè io prendo 1100 di stipendio, ma cacchio faccio a pagare 1500 euro di affitto? E quindi
ho detto va bene, ok, anche questa idea è scartata. Il fatto è che io sinceramente di fare un altro trasloco non ne ho per niente voglia, cioè basta, non è che puoi fare diversamente, sto pregando che questa signora decida di non prenderla. Ho fatto un occhio più grande dell'altro e non mi piace per niente, però ce la facciamo andare bene, non importa. Tipo al mattino io mi sveglio presto, non perché io mi debba preparare, perché se io dovessi calcolare quanto tempo ci metto veramente per prepararmi, potrei svegliarmi anche tranquillamente alle 5 solo. Invece io mi sveglio presto perché ho bisogno tipo dei miei tempi, cioè di riprendermi. Cioè entro in bagno, guardo il muro. Sto seduta sulla tazza del cesso e penso al mondo e penso al fatto del perché io non sia nata miliardaria e in questo momento non sia a Bali a sorseggiare un cocktail e quindi penso al fatto e mi dico, ma veramente devo andare a lavorare? Veramente voglio essere indipendente? Veramente voglio avere un futuro? Sì, Stella, devi andare a lavorare. E poi solo dopo aver fatto il caffè, essermi preparata la colazione da portare al lavoro, e allora poi lì entrano gli ultimi 5 minuti in atto del ok, Stella, devi prepararti per andare a lavorare. Adesso cerchiamo di capire se quello che abbiamo fatto ha avuto un senso, perché senza occhiali non vedo niente. Sì, dai, sono un po' macchiata qua di come si chiama qua? Di blush. Ma tanto a noi che ci frega. Niente ci frega. Una faccia che fa paura ultimamente. Sono molto provata dalla vita. Poteva andare meglio? Sicura meglio. E sicura meglio, sicuramente. Poteva essere molto peggio? Anche. Diciamo che per essermi fatte i capelli in 5 minuti possiamo ritenerci soddisfatte, anche se non starà mai. Ma me li devo ritagliare, mi devo ritagliare i ciuffi perché sono troppo lunghi, sono di nuovo troppo lunghi. Domenica, in condizioni pietose, come sempre, questo è un traguardo ormai raggiunto. E devo fare tante cose anche perché ieri siamo andati, dopo che abbiamo portato le bambine al parco, a fare spesa e non ho messo via la spesa, l'ho buttata proprio nelle borse, cioè l'ho lasciata nelle borse, ho buttato la roba in frigo così com'era. Però volevo provare sto coso che mi sono comprata per quando vado a lavorare. Vediamo se è una cagata completa, come presumo. Non è questo come si dice, l'evoluzione del secolo, perché questi elastici li conosciamo tutti, ma questo coso che in teoria dovrebbe darti volume alla coda. Quindi adesso lo proviamo alla bene meglio, giusto per vedere se io poi quando lo utilizzerò al mattino presto, mezza sonnata, mezza rimbambita, riuscirò ad utilizzarlo oppure sarà un big fail. Allora, vediamo. Qua ti dice di fare una coda e io l'ho fatta così come viene, poi di aprire la coda in due e infilare sto coso dentro la coda, ma io sinceramente non ho capito in che modo io debba infilarlo. Se sì, con questo elastico funzica, perché l'altro giorno l'avevo provato. Sì, cioè funziona. Ma quanto ci metterò? Allora adesso vi faccio vedere così e con, cioè, non capisco, così e con. E con quel coso dentro non capisco, però mi pare l'ho fatto proprio in 2 secondi. Adesso lo proviamo a togliere e vediamo se c'è un qualche cambiamento. Adesso guarderò la clip, guardiamo. Adesso questa invece senza, così. Cioè, non c'è proprio niente dentro così. Perché non c'è Così. questo? Ma questo a cosa Cioè, serve?
In teoria fare un po' di volume alla coda. Secondo me. Guarda mamma. Oh. Mamma, è vero che andiamo a fare un picnic? Se la mamma riesce a fare tutto. Non lo so, allora mi sono già stufata. E secondo me io al mattino mi innervosisco e faccio questa roba. In ogni caso, vi aggiornerò se riuscirò ad avere un traguardo con questo. Mamma, possiamo lasciarlo ancora? Prodotto. Non mi sento molto soddisfatta, devo dire la verità, rivorrei i miei soldi indietro, ma non importa. Mamma! Ma questi lo puoi no, questi li lasciamo qua quando facciamo le cose. Mamma, lo puoi lasciare ancora il video? Dobbiamo andare a pulire, amore. Allora lo prendo io perché dobbiamo pulire il video. No, amore, non si tocca il cellulare, lo sai. E vabbè, adesso vediamo com'è. Come verrà. Adesso noi ci mettiamo il nostro mollettone che sappiamo che... È bello? No, sappiamo che è un modo... Consono. Come fai a fare quella cosa così? Amore, l'ho legati, cioè li ho attorcigliati e poi metto il mollettone così. Ma tu ormai c'hai tre capelli troppo corti per farlo. Ok. Allora, io mi ero chiusa in bagno, no, per provare quel coso ai capelli, ma anche perché stavo cercando di, tipo, nascondermi dal casino che c'è in casa. Che le ore passano e continua a moltiplicarsi, quindi adesso, proprio momento realtà, verità, scrivete quello che volete. Oddio, ma come fai a lasciarla a casa così? Com'è possibile? Sì, ieri sera io mi sono goduta i miei film con le mie bambine e il mio compagno sul divano e me ne sono altamente fregata. Nel frattempo si sentono anche gli urli delle mie figlie. Questi sono dettagli. Pronti? Aiuto. Aiuto. Allora, voi mi dite che volete sempre vedere che cosa compro di spesa, no? Qua non c'è niente. Là, l'ultima parola, l'ultima lettera è là. Ci sono i portafogli, le maglie. Quella in un pochino dietro alla A? La T? La T come fatta? La riga con la riga sopra? La linea con la riga sopra? Allora, sono passata a comprare, prima di andare al parco, queste che me le porto al lavoro quando non ho il pane. Melone. Melone, M-E-L-O-N-E. Mamma, le fai un foglietto? Dammi un foglietto, amore. Vammela a prendere sulla mia scrivania. Sulla mia scrivania, quelli ricolorati, dai. Non ce la faremo mai. Siccome ultimamente non bevo tanto, cioè non bevo tanto da quando sono nata. Arrivo, amore! Dimmi! Quanti cani pezzi che ho? Tre. Uno. Ok. Quanti cani pezzi che ho? Due. Tre. Me l'ho dimenticata! Quanti cani? Questa è la L. No. Quanti cani pezzi che ho, mamma? Due. Mamma! E cavalli tre. Tieni. Quanti papà pezzi che ho? Uno. Ok. Quanti cani pezzi che ho? Due. Uno. Quanti galline pezzi che ho? Tre. Uno. Ok, grazie. Comunque, siccome non bevo tanto, ho provato a prendermi questa cosa qua, sto tè da fare freddo, no? Soprattutto da portare a lavoro. Magari potrebbe aiutarmi. Lo so che è una cagata, non giudicatemi, non giudicatemi. Ho bisogno di positivi. 27. Uno. Ok. Poi per profumare la casa ogni tanto compro questo qua da mettere nel coso diffusore ad acqua, così che mi profumi un po' la casa. E qua è basta, perché qua non c'è nient'altro, ci sono semplicemente i fazzoletti. Ciao, sono qui con Greta. Sì.
fatto un salto a Lidl, ma proprio un salto. Vi faccio vedere proprio tutto, quello misto. Ricordati che io sono vegana, la mia famiglia non è completamente vegana, Elias no, le bambine mangiano quello che faccio, ma poi hanno anche delle loro richieste che io assecondo perché sono libera di scegliere. Gaia ha visto queste cose qua, il marketing, e vabbè, siccome a lei devo dire la verità che piacciono ultimamente parecchio, queste, come si chiamano? Questa cosa, come si chiamano in italiano? Mi viene in tedesco, vabbè. Queste cose, non l'avete capito, potete tradurvele da sole. E allora ho preso queste due, una per lei e una per Greta. Poi io ho preso gli anacardi, che era tipo, penso, 3 anni che non li compravo. Poi ho comprato da tenere in casa per le evenienze. Queste, una confezione di crema spalmabile vegana per le bambine per il mattino, poi una confezione di iceberg, ah sì, vedrete, plastica, perché sinceramente non avevo il tempo, non c'era verdura sfusa, non ho la possibilità di andare al mercato come facevo prima, e oltretutto costa molto meno. Poi sempre per le evenienze ho preso qualche confezione di ceci già cotti, poi anche qui sempre per, oh mio Dio, mi sento uno schifo per vedere queste cose, però sono reale, sono sincera, questa è la mia vita in questo momento, questa è la mia vita in questo momento, lo so, avreste tutti i motivi per insultarmi pesantemente, ma io a volte ne ho bisogno di avere in casa di queste bustine già pesate, già fatte, dove io ficco nell'acqua e mi dimentico di averla messa, perché a volte se non ce le ho, non mangio. Tenetevi tutti i vostri commenti in serbo nel vostro inconscio, non ne ho bisogno. Poi, due confezioni di questa pasta qua, perché devo dire la verità che non fa per niente schifo, e poi gli unici limoni che ho trovato. Una confezione di rucola che mi salva sempre la vita. Una confezione di pomodorini. Un'altra confezione di pasta. Un'altra scatola di chui. Gli unici pomodori, gli unici peperoni che c'erano, anche perché io sono furba, vado praticamente il sabato sera quando sta per chiudere. Bravissima. Poi due cetrioli. Un pochino di passata di pomodoro, questa qua, perché quella di mio padre è finita, non fatemi ci pensare. Poi ho voluto provare, siccome ultimamente c'è proprio le difese immunitarie basse, la mia pelle è spenta, la mia vita è molto spenta, cerchi di provarle tutte. Lo so, quanto potranno valere queste vitamine? Zero. Però ho detto, crediamoci. Se tu ci credi, probabilmente funzionerà di più, perché tu ci stai credendo. E quindi ho detto, ok. Vabbè, poi un pochino di spezie random che compro quando vado al Lidl, queste qua al pomodoro, un po' di aneto, un po' di aglio in polvere e un po' di questo sale per le patatine che mettiamo un po' ovunque perché le bambine lo amano, perché è speziato. Poi da tenere per sicurezza, anche se ne avevo già in casa, una confezione di latte, anche se io preferisco quello del Rewe per chi vive qua in Germania, marchiato Rewe proprio. Una bottiglia di vino, questo qua l'unico che ho trovato. Erano in offerta, quindi ho comprato queste noci qua, appena una confezione di olive nere che le bambine le mangiano. Poi, e anche qua, io lo so che la Medi qualche anno fa avrebbe probabilmente fatto il giro di 700 supermercati per riuscire a trovare il detersivo per i piatti che lei voleva, ma la me di adesso il giro di 700 supermercati non la poteva fare ieri, non lo poteva fare, e quindi mi sono adattata con questo detersivo della Lidl. Andrò all'inferno? Probabilmente sì, ce ne faremo una ragione, va bene lo stesso, sarò bronzata tutto l'anno, che vedevo di... Poi Gaia ha voluto questi due paninetti qua, tipo simili impasto dei brezel, mettiamola così per farveli capire. E poi l'ultimo pacco di carote che ho trovato, perché Gaia mangia più carote lei di... Oddio, mi stava cadendo tutto. Molto bene. Ah no, l'ultima cosa sono questi cereali qua che mangia molto volentieri mia figlia Greta. Ne vuoi due? Due? Sì.
Poi, devo dire la verità che non vi sto facendo vedere tutto perché la roba naturalmente l'avevo messa in frigo, però magari dopo mettiamo a posto il frigo. Avevo comprato anche degli yogurt, quelli lì tipo Similmüller per Elias. Poi ho preso anche queste qua che le ho provate una volta e a me Elias sono piaciuti, queste versioni qua tipo di specie di gyros o comunque chicken, eccetera. E anche queste qua sempre da bere in freezer come opzione nelle serate in cui non ho voglia di cucinare. Un po' di affettato misto, però per Elias, eccetera, onnivoro, quindi non ho preso niente di vegano, devo dire la verità. E due confezioni anche di hummus già fatto, proprio perché me lo porto poi spesso a lavoro per fare colazione. E una confezione di involtini primavera alle verdure che ho trovato nel reparto surgelato. Niente, adesso mettiamo via tutto sto casino, cerchiamo di riorganizzare la cucina, cerchiamo di dare una pulita veloce alla casa, stendiamo la lavatrice perché ho fatto una lavatrice stamattina. La prova di quel tè che ho preso freddo. Mi sembra una punizione. Altro che invogliarmi a bere. Ma Stella l'hai comprato, quindi lo dovrei bere. Perché io sono stupida, io le so già, io me le sento quelle cose, ma lo faccio lo stesso, lo compro. Sono stupida, sono stupida. Vabbè, dai, il cambiamento è abissale, direi, no? Sono soddisfatta, sono soddisfatta. Mezz'ora e passa la paura. Subito con questi qua, dal nulla, senza aver mai imparato, non sei neanche ancora capace di andare in bicicletta senza. Dove vai? Ma perché? Ma facciamo un giro di lì, non si va, Gaia. Fino a quell'altro quadrato lì.
niente. Dagli errori si impara. Devi sbagliare per poter imparare. Un attimo, vado, giro. Vai. Dove sono andati? Saranno andati in là, non lo so. Attenzione, eh. No, faccio attenzione. Non lo so, adesso guardiamo.